che nessuno adesso è presente qui in diretta, ma quando la rivedrete su YouTube, sappiate che eravamo qui su Twitch. E questa è una live speciale perché in realtà era una live che si doveva fare in privato, era per il gruppo YouTube Arena, però ho detto, ma già che facciamo una live e ci sto io, andiamo su Twitch, se ci sono gli arenati, penso che saranno stati informati della live, ci vedranno, se non ci vedono sti cazzi, poi ne usiamo per ricaricare su YouTube. A quanto pare questo youtuberino qui presente con noi, quello sotto, Federico Mantovani, è un canale YouTube, giuro, so che sembra sconosciuto di più. Sei stato il mio 99esimo iscritto, Delli. Boom, lo so bene. Ma poi io seguo gli youtuberini, io cerco di capire chi c'è il potenziale. Marcello Ascani, quando ho scoperto io, 500 iscritti. Quando ho scoperto il buono, quello che viaggia, Nicolò Balini, ce n'era 300 di iscritti. Ho Beh, scoperto. potenzialmente sei anche uno degli scopritori di Strike in tema One Piece, per esempio. Sono uno degli scopritori di tanti personaggi. In realtà, quasi tutta la community di One Piece è passata tra le mie mani e li ho fatti crescere. E c'è anche Riccardo Cicerone nella chat. Invito solo gente che non sa tenerti testa, troppo facile così. Riccardo, ci becchiamo. Dovete sapere che Riccardo ancora se la prende perché nei nostri briefing tiravo sempre fuori le idee più brillanti. Ci sta, Riccardo. Spero che sotto la sapiente guida di Dellimello potrai. C'era proprio una giornata che stava che in un briefing per un cliente. Riccardo non riusciva a carburare. Per fortuna c'ero io che lavoravo al suo posto. Comunque, Però ci capito una cosa, rivediamo, Riccardo. ho capito una cosa, che quando tu hai scoperto, diciamo, youtuber emergenti, Sì? alla fine hai fatto una brutta fine nella maggior parte dei casi. Cioè, vabbè, a parte Nicolò Balini, mi viene un esempio, no? Un po' Douglas Mortimer, ok? Ma Douglas un Mortimer, culo, spettacolo. ottimo Douglas Mortimer, però quando l'ho scoperto tramite te, che figo, recensisce i sigari, come che cazzo faceva, il vino, queste robe qui. Nel momento però in cui tu l'hai scoperto, ha smesso di fumare. Sì, Quindi perché lui diciamo. era morto. Però va ancora forte Douglas, eh? Va ancora Lui forte era Douglas la Mortimer. ragazza che faceva geopolitica, faceva le mappe, spiegava le robe. Poi quando ne hai parlato di lei, ha cambiato completamente format, anche queste robe Incredibile, qui. incredibile. Comunque abbiamo qui quello che ha parlato qui è Gabriele Intoccia, che è praticamente un membro attivo e pimpante di YouTube Arena, che si è proposto come moderatore tra me e quella schiappa di Vantovani. Allora, devo ammettere una cosa, che io non è che ho seguito più di tanto che La questione. tua sicurezza, Delli, sarà la tua rovina. Ma sì, l'ho stata spesso, ma non credo contro il piccolo Mantovani. Però questa sera io non ho ben capito in cosa mi voleva sfidare Mantovani, quindi ho cercato, siccome non mi ricordo i temi, ci sta qualcosa con i videogiochi, io direi che Intoccia ci può imboccare come vuole su qualsiasi tema, sia Sì. quello che mi pare. Mantovani può tirar fuori qualsiasi cosa, io lo distruggerò, umilierò, dellizzerò. Allora, Il primo tema è i videogiochi. Semplicemente tema già trattato mille volte da Dellimello. Non so Mantovani, non so l'idea di Mantovani, quindi diciamo che sarà una sorpresa anche per me. I videogiochi sono o non sono diseducativi? Dobbiamo fare così: 5 minuti a testa, massimo, ognuno dice la Ma sua tre, tesi. direi tre, tre. 3 minuti a Sì, testa, e tre. poi una parte dove appunto si sovrappone, si dibatte, botta e risposta e tutte queste robe. Quindi 3 Aspettate, minuti. prima di partire, allora io ho aperto YouTube, Twitch. Come cazzo faccio a vedere la chat di Twitch sul computer? Lo puoi vedere stando dentro qui della chat con noi, cioè ci sono sulla destra. Ah, tu sei da cellulare. Sono da cellulare. Comunque penso che tu abbia un piccolo tastino che ti dice comments dal cellulare che ti permette. Ah, salutiamo innanzitutto chi ci sta ascoltando, Pietro02, Wild Bar Blast Buffemi, mamma mia, linkate su Twitch Arena, Intoccia linka su Twitch Arena. Ma No, ho fallo già tu. chiesto ai membri di farlo, quindi ho già Ok, mandato il Mantovani gioca sporco e tira fuori robe dove sei forte, bravo, sì, aiutati un pochettino. Benvenuto, benvenuto nel canile, il Twitch, questo spazio Twitch si chiama il canile di Dellimello, benvenuto a Femant. E ricordiamo, così, giusto per sfizio, so che per voi non conta niente, ma se avete Amazon Prime, boom, vi potete abbonare gratis al Twitch di Il Grandissimo Dellimello e qua entrano i big money che io reinvestirò nel Fantacalcio di Arena perché faremo in diretta
la live del Fantacalcio dopo il 5 ottobre, perché ci sarà il Fantacalcio di YouTube Arena, quindi faremo l'asta in diretta, mamma. Tra l'altro, un'altra cosa in cui perderai con me, Delli, visto che io mi sono iscritto al tuo Fantacalcio senza sapere nulla di calcio, peraltro. Mantovani, hai davanti a te... Questa è una scommessa, non c'è bisogno di sapere di calcio per vincere il Fantacalcio, oppure... Quello lo sostengo anch'io. Quello lo sostengo anch'io. Comunque vorrei sentire Mantovani sul qual è il primo argomento che dove cercherà di Mantovani, perché io avevo testa e croce qua, volevo fare testa e croce. Del... io sempre testa, perché sono il più intelligente di questa live. Croce, perfetto, inizia Mantovani. Ciao Galix. Ah, testa e croce, se perde inizio io lo stesso? È interessante, no. Va bene. No. Vuoi che inizio io? Io posso iniziare io? Sì, inizia pure. Perfetto. Mantovani, lo vedete in faccia, un fumatore. Guardate come cosa fuma? Tabacco. Il fumo dei poveri. E perché Mantovani non ha uno spiccio per permettersi un pacchetto da 5,90 euro? Probabilmente perché ha perso la sua vita dietro ai videogiochi. Ora, Mantovani è solo uno dei tanti individui rovinati dai videogiochi. Sappiamo benissimo che i videogiochi possono essere educativi e possono essere diseducativi. Guarda un po', nella maggior parte dei casi sono diseducativi, ma soprattutto perché? Perché i videogiochi sono per perdigiorno. Gente che durante la giornata non ha nulla da fare, è ovvio che abbia il tempo per giocare ai videogiochi e appassionarsi. Ora, io gioco ai videogiochi, attenzione, io gioco ai videogiochi. Ho un videogioco sul cellulare che si chiama, non lo posso far vedere perché non è questo il cellulare, AFK Arena, e ha una caratteristica, questo gioco, particolare. Sono quei giochi inventati per quelli che hanno qualcosa da fare. Perché tu apri l'app, c'hai 30-40 minuti massimo di azioni che puoi fare al giorno. Nel frattempo che non fai azioni, comunque il gioco accumula per te un sacco di risorse, fa un sacco di cose, insomma. Ti diverti, gestisci le cose che ti fa gestire, ci sono delle sfide, c'è un lato dove ci si può scontrare, però di base non ti fa perdere tempo. Ora, qual è quindi il più grande problema dei videogiochi? Non tanto che ai ragazzini faccia perdere tempo, perché noi perdevamo tempo magari per cose più salutari, tipo la partita a calcetto, oppure per giocare alla campana, oppure per giocare fare attività fisiche dopo aver visto i cartoni animati. Oggi il ragazzino passa il suo tempo sui tossici youtuber, sui tossici twitcher, ma soprattutto sui tossici, e mi dissocio alla parola tossici, videogiochi. E questo per me è molto grave, perché i videogiochi sono fatti ormai proprio per creare una grossissima, grossissima dipendenza. Non ne dico io, ci sono tantissimi studi e inchieste, una delle più belle è uscita sull'internazionale qualche mese fa, che dice di alcune dinamiche delle case videoludiche per intossicare i ragazzini. Parliamo solo della lotteria che FIFA, che dovrebbe essere un semplice gioco di calcio, ha prodotto con l'acquisto di crediti per poi comprare calciatori. Insomma, i videogiochi sono sempre meno etici. Ovviamente ce ne sono tanti di bellissimi che purtroppo non sono mainstream, e quelli che sono belli, che avrebbero qualcosa da darti a livello di esperienza ma anche di crescita, non perché debbono farlo, però ci sono purtroppo quei videogiochi che non sono apprezzati dalle masse, perché i più apprezzati sono i tossici Fortnite, i tossici FIFA, i tossici Call of Duty e sta roba qua. Prego Mantovani. Quasi troppo facile, Delli, così però. Vai, ti ho agevolato. Grazie, ti ringrazio tantissimo. Allora, partiamo da questo, una breve presentazione. Io sono un educatore e ti posso assicurare per certo che i videogiochi, tantissimi, quasi tutti, ma in realtà direi tutti, a seconda di come vengono gestiti, amministrati e come i ragazzi vengono in un qualche modo tutelati da essi, dalla dipendenza che si può andare a creare, perché tu dici che il videogioco crea dipendenza, ma il videogioco non crea dipendenza. Il videogioco altro non è che l'oggetto di una dipendenza.
non è la fonte della dipendenza. La nicotina crea dipendenza, la droga crea dipendenza, non il videogioco. Il videogioco è oggetto di dipendenza e la differenza sta nel fatto che io rivolgo una dipendenza sul videogioco perché ho una problematica, quindi sono soggetto alle dipendenze e la ritrovo nel videogioco. Tu dici poi che ai nostri tempi noi facevamo cose più produttive. Dally, se non erro, tu sei dell'87, la prima PlayStation è uscita nel 96, quindi tu sei della generazione dei videogiochi e in un qualche modo tu con i videogiochi ci sei cresciuto. Tanto più che è molto simpatico il fatto che tu dica perdono tempo su YouTube, su Twitch, quando fondamentalmente YouTube Italia nasce sulle spalle di Dally Mello, in un qualche modo, che fa parte della prima generazione, qualcosa del genere, se non la prima, la prima e mezzo generazione di YouTuber italiani. Quindi già questo è assolutamente in un qualche modo fuffa. Soprattutto quando parli di videogiochi tossici, cioè cosa intendi? Dove stanno i dati del fatto che un videogioco sia tossico, che sia un problema? È come viene gestito. Io che lavoro in tantissimi gruppi appartamento di disabili, una delle cose, una delle attività che utilizziamo di più è proprio il videogioco, perché mette in relazione, pensiamo anche ad un adolescente che tu hai citato Fortnite, benissimo, Fortnite come qualsiasi cosa non bisogna abusarne, perché è chiaro che se uno sta 12 ore a giocarci c'è un problema, ma il problema non è il videogioco, è la mancanza di tutela del genitore, la mancanza di presenza del genitore e il fatto che questo ragazzo si sta riversando sul videogioco la sua fuga dalla realtà. E mi sono perso con Ronnie il 93 che è passato sotto. il videogioco ti mette in contatto con tante persone. Fortnite, per esempio, ti mette in contatto con persone dall'altra parte del mondo, ti aiuta anche in una relazione. Pensiamo agli hikikomori, per esempio, che riescono a mantenere delle relazioni nonostante non escano di casa, anche attraverso i social, anche attraverso i videogiochi che ti mettono in contatto. Tra l'altro il videogioco è anche dimostrato che aiuta decisamente tutto ciò che è la correlazione occhio-mano, velocità di pensiero, coordinazione. Molti videogiochi di guerra è stato visto che aiutano anche a riprendersi dopo che uno è post-traumatico da stress. Perfetto, quindi stai il videogioco è tossico, però. Come? Vedi, tutte queste cose che tu hai voluto dire in modo infingardo per manipolare il pubblico che ci sta guardando è finalizzato a dire: vedete, i videogiochi alcuni sono educativi, a certe persone li aiuta a rimanere in contatto con la realtà, ad altre persone, i militari, li aiuta a recuperare il post-traumatic disorder, stress, non so come si chiamano. Il punto, Mantovani, non stiamo dicendo questo. Cioè, se fosse questo il principio, andare lì a cavillare su ogni beneficio del videogioco, è una follia, è anche per chi lavora in fabbrica. No, Dally, è folle dire che il videogioco è diseducativo, punto. È diseducativo, punto. È privo di pensiero il tuo, la tua opinione. Perché il Scusate se vi interrompo. Sì. Due domande, una a Dally e una in generale. La domanda che faccio a Dally è questa. Hai detto che i videogiochi provocano dipendenza. Che differenza c'è tra la dipendenza verso un videogioco e la dipendenza verso una serie televisiva? E perché una dovrebbe essere meno dannosa di un'altra? Facile, l'ho letto anch'io nei commenti. Nei commenti, non l'ho letto, mi hanno anticipato. Ok, salutiamo chi ha fatto il commento. Ci dicono che Pif ha passato 3 ore e 40 minuti a guardare Dally Mello, quindi potremmo dire che è proprio un cagnaccio del canile. Allora, quello che voi non comprendete, ad esempio, avete mai letto On Combat di Dave Grossman? No. Ho letto American Gods. No, Dave Grossman è un formatore militare. Dave Grossman è un formatore militare.
a destra le truppe speciali statunitensi, ma tantissime forze armate. Ha scritto un libro sul combattimento, on combat. In realtà ne ha scritto anche un altro molto più specialistico proprio sui videogiochi, ma in on combat riprende tra le tante cose che lui spiega all'interno del libro come i videogiochi abbiano un fortissimo impatto sui giovanissimi. E all'interno del libro lui dice: guardate che tutta l'associazione psicologi americani, tutta l'associazione pediatri americani, tutta l'associazione sociologi americani ha firmato un documento congiunto che ha presentato al Parlamento degli Stati Uniti d'America perché è profondamente preoccupata che il videogioco, essendo un media che ti immerge perché tu sei proprio dentro la realtà che ti crea, e per l'estremo realismo della violenza che riesce a generare il videogioco, è molto pericolosa nella formazione degli adolescenti, quando non ha il dato ma non lo sa interpretare. Più che altro una cosa, ma e poi mi sto zitto, sempre per questo parallelismo serie televisive, esatto, stavo finendo. Okay. E dice proprio: a differenza di tutti gli altri media come cinema, serie TV, musica e letteratura, ha veramente un'influenza nel processo educativo dei ragazzi. Tant'è vero che Mantovani fa il finto tonto, ma sa benissimo, non glielo devo spiegare io, che sui videogiochi c'è un codice chiamato PEGI o PEGI, che è 18, 16, 14, che in teoria è una cosa che le stesse aziende dicono: guardate, questo videogioco non è adatto a essere giocato a un bambino di 14, di 15, 16 anni. Ma chi ha sindacato su questo, Delli? Il problema è l'uso che se ne fa del videogioco. Cioè, l'acqua fa benissimo agli uomini, ma bevi 25 litri in un'ora, muori. Non è quello, perché oggi non siamo più ai tempi nostri, che siamo dei vecchiardi, caro Mantovani, che quando giocavamo ai videogiochi lo facevamo controllati dai nostri genitori che passavano in sala, passavano in camera. Oggi siamo in mezzo al videogioco. Quindi non è il videogioco che è diseducativo, è il genitore che non riesce più ad essere educativo. Non è questo il punto. È proprio questo il punto, Delli. No, perché siccome ci sono state inchieste parlamentari, io ne ho pubblicata una. Anche sulle scie chimiche ci sono delle inchieste parlamentari. Sì, ma attenzione, in questa commissione parlamentare sui videogiochi hanno chiamato degli esperti, psicologi e tutto quanto, e vari tipi di associazione, e spiegavano che il PEGI, purtroppo, il genitore, che ci sta che non sappia cos'è il PEGI, lo prende come un'indicazione, cioè vede PEGI 18, è come l'indicazione del puzzle, cioè 18, cioè questo gioco è adatto se ha 18 anni perché magari è troppo difficile. Belli, ma tu, e non te lo devo spiegare io, che sai benissimo come funziona la politica, molto spesso in politica vengono interrogati degli esperti che vengono pagati per trovare le motivazioni a quello che la politica vuole fare. Pensiamo alle varie manovre sulla scuola, vengono chiamati dei pedagogisti e gli viene detto: io voglio fare questo, me lo motivi da un punto di vista pedagogico. Ma dal punto di vista pedagogico la scuola italiana è una delle migliori al mondo. Non ho detto il contrario. Se vogliamo comunque avere un approccio scientifico, comunque è bene che non si tracci, cioè che non si affidi completamente la propria opinione sull'opinione di un sociologo, un singolo sociologo, un singolo scienziato, un singolo psicologo, perché la verità sta, diciamo, nella concordanza di una comunità. Nella dottrina, si dice dottrina. Quando si studia giurisprudenza, si studia la dottrina prevalente e la dottrina dissenziente. Quando si parla di dottrina prevalente, che cosa dice? La maggior parte degli studiosi, degli operatori del settore sono orientati a interpretare questa cosa così. Ora, Delli, scusa, e quale dottrina prevalente di psicologi, quale pool di psicologi ha decretato in maniera assolutistica che il videogioco è diseducativo? Quello che viene detto è sempre che è l'uso che se ne fa di come il genitore controlla. È come dire che il web è diseducativo. No, dipende dall'uso che ne fai. Un coltello non è pericoloso se ci affetti il pollo, ma se dai una coltellata al vicino lo è molto. Il coltello va bandito per questo? È uno strumento di offesa al coltello solo per questo? Guarda un po', il coltello non lo puoi portare in giro se non ha una lama superiore a 8 centimetri. Quindi il legislatore...
condizione. No, non no. viene condannato il coltello, ne viene condannato l'uso. La portabilità di una lama di fatte fattezze. Boom, esatto. Esatto, e quindi, no, Delli, stai dando ragione a me, perché stai dicendo che non è il videogioco, quindi il coltello, ma è come viene regolamentato, quindi come il genitore o il tutore o chi per esso si fa carico della supervisione del ragazzo che videogioca. Tu purtroppo mi hai dato ragione, Delli, ti ringrazio. No, ragazzi, ovviamente Mantovani non è in grado neanche di capire quando ha torto. Sono un tuo allievo, Delli. Una domanda a Delli e una domanda anche a Mantovani, perché sto rompendo il cazzo a Delli, voglio anche rompere un po' le palle a Mantovani. Prima di tutto, lasciando stare il Peggy, che è una stupidaggine, perché alla fine nessuno, come hai detto anche tu, controlla il Peggy. Come trovare, che ne so, questo CD qui, vabbè, non lo riesco a prendere, ho scritto con il parent advisor, questa cosa qui, vabbè, comunque non riesco a prendere, comunque pure sui dischi quando compaiono parolacce c'è l'avvertimento. Ma questo non vuol dire che i minori non lo sentano, così come i videogiochi, se c'è il Peggy 18, ma anche nelle serie televisive c'è il Peggy, no? Ora, nel videogioco, tu ti impersoni in un personaggio che magari compie delle azioni sgradevoli e tu, diciamo, sei costretto a farle, ok, mettiamoci in un Far Cry, ok, mettiamoci in un Far Cry dove c'è un personaggio che deve compiere delle azioni molto sgradevoli e tu sei costretto a farle perché è quella la linea narrativa che devi seguire, quindi in un certo senso empatizzi con le sue motivazioni per farlo. Non è la stessa cosa se un ragazzino guarda Narcos. Non ho la capacità di discenderne, magari perché non capisco il vero messaggio, magari non ho le capacità cognitive mature. Ti faccio notare una cosa. Primo, Narcos, un ragazzino, manco se lo vede perché lo appalla. Oggi il ragazzino c'è una soglia d'attenzione che è quella di una story di Instagram o di TikTok, ma soprattutto quando tu entri su Netflix, ti faccio notare che subito c'è la possibilità di mettere certi filtri, di non far passare certe cose, di fare l'accesso ai bambini e non. Spiegami come oggi un bambino, che il genitore, se compra un gioco come FIFA, farà bene a non preoccuparsi, in teoria dice, vabbè, un gioco di calcio. Ora, che succede però? Che per poter spacchettare i giocatori ti devi comprare i crediti FIFA. Per poter avere la skin sempre più figa su Fortnite devi spendere soldi. Ora, vi rendete conto di che cosa vuol dire? Che stiamo mettendo una slot machine, nel caso di calcio, davanti a un bambino. Ma i genitori in tutto questo dove sono? Non è il gioco il problema, il genitore dov'è in questo? Qual è il ruolo educativo del genitore? Il genitore sta veramente facendo il genitore? Sì, perché il genitore il genitore purtroppo oggi, se uno genitore ha 30 anni come noi, ma secondo me pochi, probabilmente la maggior parte dei genitori ha 40 anni. A 40 anni, se tu conosci un po' di persone, basta che fai un sondaggio intorno a te, ma volendo potremmo andare anche a ricercare le statistiche. Allora, questo non è un dato, ma è per me una constatazione del mondo che vede intorno a me. Non ha le capacità di capire che cosa fa un videogioco, che dentro un videogioco di calcio ci possono essere cose, non sa mettere i limiti ai pagamenti PayPal, gli danno il tablet in mano, gli danno ma non sta adempiendo ai suoi ruoli di genitore, Delli. Non è così, ma scusa, ma perché un genitore dovrebbe sapere come funziona dentro la loop machine di FIFA? Perché spiegami, deve tutelare il figlio, Delli, perché deve tutelare il figlio? Quella tecnica Mantovani. Ma scusa, se un genitore ti dice mio figlio ha messo le dita nella presa perché non sapevo che da lì scorresse l'elettricità, gli dici che è un coglione. Sì, ma è una cosa così diffusa e così è di buon senso, da buon padre di famiglia. Secondo te è normale che la cognizione media di... Allora, c'è una differenza qui. Mantovani vive in un mondo idilliaco dove tutti sono tenuti a saper tutto, il genitore è perfetto, deve conoscere il monitor, deve capire come funziona TikTok, i reel, gli algoritmi, gli youtuber, Facebook, i pericoli del cyberbullismo, del body shaming, deve avere una dimestichezza con tutte queste parole. Questo è il mondo radical chic di Mantovani. Poi esiste il mondo vero, fatto di persone normali. Poi esiste il mondo totalitarista di Delli
in no, cui vietiamo tutto perché è tutto pericoloso. No, stiamo arrivando a livelli di retorica incredibili con questa durata. No, ma signori, ma veramente stiamo scherzando? Cioè, vedete, lui dice il mondo totalitarista. Io invece ammetto che esiste la sfumatura. Mantovani no. Per Mantovani il genitore è un soggetto fiavesco. No, Belli, è per me che esiste la sfumatura. Tu mi stai dicendo che il videogioco è diseducativo a prescindere. Tu non hai le sfumature. Io ti dico, no, il videogioco è un oggetto. Una domanda, cosa intendete per diseducativo? Proprio basilare. Che instilla in chi è nella fase di apprendimento attraverso l'educazione che gli dà una formazione sociale di vario tipo, in quel momento lì il videogioco interviene e crea una deviazione dalla retta via che può essere dipendenza, che può essere gioco d'azzardo, che può essere isolamento, che può essere violenza, che possono esserci tutti questi fattori, se non anche di più. Ora io chiedo una cosa a Mantovani, ma Mantovani, non sarebbe più facile imporre a un solo soggetto capace di farlo, che ha gli strumenti e le possibilità, di non mettere il gioco d'azzardo all'interno di un gioco di calcio, piuttosto che chiedere a tutti i genitori del mondo di essere perfetti come vorresti tu? Allora, Delli, sicuramente questo sì. Io non ti ho detto di no a questo. Io però ti sto continuando a dire che non possiamo etichettare come diseducativo un oggetto, che poi quell'oggetto io come Stato lo possa rendere meno pericoloso. È un discorso. Cioè, le forbici dalla punta arrotondata la rendo meno pericoloso, ma non metto al bando le forbici, o non dico che le forbici sono qualcosa di sbagliato a prescindere, ma l'utilizzo che ne faccio. Non ho capito. Cioè, tu stai paragonando, si vedeva dalla faccia. Tu stai paragonando le forbici, no? Sì. Dalla punta arrotondata, che viene per lo più acquistata da un genitore e viene utilizzata sotto la supervisione di un genitore che sa esattamente, perché è frutto della sua esperienza e di quella dei genitori prima di lui. I genitori di oggi sono tuoi coetanei, Delli, quindi sono perfettamente consapevoli di che cosa sia il web e di che cosa siano i videogiochi. Io so di Facebook, io so della loop machine dentro FIFA, perché da youtuber ho visto gli youtuber. Se io sono uno dei miei amici che non guarda youtuber, ma loro non sapevano, diciamo, ma che stai a dire? Ma veramente, appena che non giocano a FIFA, dicono, ma che stai a dire? Mica dentro FIFA puoi fare scommesse, ma mica, che stai a dire? I miei amici di 30 anni, tu mi vuoi dire, allora, che tutti i miei amici sono consapevoli che dentro FIFA c'è un sistema ma di... Scusa, Delli, aspetta che... Sì. Una domanda proprio rapida, Delli, ma a te sembra idoneo che un genitore metta il figlio davanti ad uno strumento di cui non ha consapevolezza né il figlio né il genitore? Come etichetteresti un genitore che mette il figlio di fronte a qualcosa di ignoto a chiunque, che può rilevarsi pericoloso? Io mi chiedo, come faccio io... Allora, no, rispondi alla domanda, Delli. Ma vuoi una risposta secca, giusto perché così sei soddisfatto, o vuoi una domanda, una risposta argomentata che vada un pochino a declinare quello che dici? Se siamo a fare lo show televisivo a 2 minuti, Mantovani, ti chiamo qualcuno, che ne so, ti chiamo Cerbero Podcast, ti chiamo... basta che non svicoli la domanda. Non la sto svicolando, ti sto cercando di far capire che la risposta secca, molto spesso le domande, a meno che non sei ignorante, non esiste, e quindi merita una declinazione. Io mi sono, tra parentesi, per spiegarti questo, mi sono perso la tua domanda. Che cos'è? Allora, ti ho chiesto come... Sì, ok. Prego. Ma secondo te, tu hai fatto questo, un genitore che lascia il bambino davanti a un videogioco di cui ignora le conseguenze, come definiresti come genitore? Prima di tutto, voglio liberare il campo, voglio aiutare tutti quelli che stanno guardando. I genitori perfetti non esistono, seppur... Certo, però io non ti ho chiesto davanti a un videogioco, ti ho chiesto davanti a uno strumento. Ora, un genitore che vede una copertina di un videogioco così, vede FIFA, che avrà sentito nominare, cioè se c'è la nostra età, FIFA ha sentito nominare, è un gioco di calcio.
sono ingannano questa roba qui. È un gioco di calcio, ma quale scrupolo mi dovrei fare nel oltre dare un limite di tempo per giocare a quel gioco? Quale ulteriore attenzione dovrei porre a mio figlio che gioca a un gioco di calcio? Scusate, allora un attimo rispondere io a questa cosa, anche perché voglio un attimo spezzare una lancia a favore di Delli e poi in realtà contestare, cioè fare una domanda più che contestare, e poi un'altra anche a Federico per contestare un'affermazione che lui ha detto praticamente nei primi 3 minuti di intervento. Allora, i free to play funzionano praticamente al giorno d'oggi così, anzi in realtà sono sempre funzionati oggi in modo ancora più accentuato. Io per esempio gioco ad Apex Legends, ok? Adesso non so, si porta Valorant. Cosa succede? Che è un gioco comunque divertente, che puoi giocarci tranquillamente, però se vuoi la skin più figa, se vuoi l'arma più figa, se vuoi l'abilità, no, che fa la mossa mentre voli, queste robe qua, due sono le possibilità. O shoppi, o ci giochi per tantissime ore finché non sblocchi abbastanza monete, gettoni, quello che sono, e puoi permettertelo di prendere senza spendere un euro. La seconda cosa è quella che crea un po' più di dipendenza. La prima cosa è quella che c'hai, va bene, ho comprato questa cosa, me la faccio durare un tot di tempo, poi mi stanco. La domanda è questa, quindi sì, funziona. La domanda è questa. Un bambino che dice vicino al genitore, papà, guarda, voglio questa skin di Apex Legend. Il genitore guarda, dice, vabbè, il vestitino. Alla fine il bambino non è che si compra lui con i soldi suoi, perché alla fine sono sempre i bambini che comprano poi le skin, che sono sempre tutti quanti gadgettati, no? Sono sempre i bambini, facci caso, quando si giocano ai free-to-play sono sempre i bambini. Il genitore spende quei soldi e dice, perché lui che il bambino non c'ha la PostePay, cioè, e quindi c'ha la skin, la roba figa. Perché questo dovrebbe essere diseducativo, è la domanda, nel senso che se io da piccolo vedevo la pubblicità del giocattolo tutto figo, bello, incredibile, che costava un po' di più rispetto alla pallina da tennis, mio padre mi poteva dire, va bene, dai, mi spendo questi 20 euro in più e te lo compro. Qual è la differenza tra comprarmi il giocattolo tutto figo dei Transformers e la skin di Apex Legend? Subito. A livello di non a livello, diciamo, che può causare danni alla vista o danni alla socialità. Primo, vergognoso questo sistema che praticamente è super classico, cioè permette a chi ha più soldi, più disponibilità economica all'interno di un gioco che il gioco dovrebbe essere imprenditore sulla meritocrazia, sulla crescita dell'abilità, di ottenere qualcosa in più soltanto perché sei la risorsa economica, già è diseducativo di per sé, punto e basta. Poi ci aggiungo un'altra aspetto. Lo sai che cosa succede? Che algoritmo hanno creato? Guarda, questa è un'inchiesta di l'Internazionale, pazzesca. Praticamente cosa succede? Giochi free to play, scarichi il gioco gratis, la prima volta che entri ti schierano contro qualcuno di debole, cioè della tua stessa portata, in modo che puoi vincere, puoi arrivare lì, no? E va bene, vinci o perdi di poco. E per un po' di botte ti fa fare così. A un certo punto l'algoritmo ti schiera contro gente fortissima. Sì. Ok? Sì. E ti dice, guarda, per superare questo, perché non ti compri quest'arma qui, questa abilità? Tu compri, l'algoritmo che fa? Appena hai comprato ti rischiera contro qualcuno contro cui, grazie a quell'abilità, tu puoi vincere. E praticamente ti crea... Ragazzi, ma come fate a dire... Ora, io non sto dicendo che tutti i videogiochi sono così. Io non sto parlando, infatti, dell'oggetto. Io forse sto parlando, mentre Mantovani confonde che io sto parlando dell'oggetto, io forse sto parlando più in generale del sistema barra dell'industria. È un problema che... Vabbè, però, Delli, in questo caso entreremo nel discorso più che altro del il capitalismo è educativo? No, è questo che stavo dicendo. Alla fine, quando ero piccolo e non mi potevo permettere il mazzo di carte di cui ho comprato... il deck intero figo, sbrilluccicante, e dovevo comprarmi dal giornalaio, e all'asilo tenevano il deck così, e io quelle 4 card con tanti doppioni che non potevo fare nulla. Pure quella era una sorta di ingiustizia economica sociale, se, da piccolo, che non potevo permettermi il deck grande. Però io io però ho giocato a Yu-Gi-Oh! Io sono stato addirittura due volte il campionato di Teramo di Yu-Gi-Oh! Adesso qui Sasamen impazzirà. Il campionato di Teramo! Cioè... 80.000 abitanti, Io a quei tempi mi ricordo benissimo che
io compravo poco, è ovvio che il gioco di carte quello lì funziona molto sulla base del acquisti, c'è cioè il mazzo forte, allora puoi partecipare al torneo ufficiale, se... ma oggi io vedo i giocatori di Magic e di Yu-Gi-Oh! Che si fanno i mazzi stampandosi le carte, si stampano le pagine di carte, le mettono nelle cover per provare i vari mazzi, cioè ti permette comunque di giocare e basarti sull'abilità che ha costruito il mazzo più bello. È ovvio che poi se vuoi andare al torneo lì tu dici vabbè, voglio essere iper competitivo, il torneo c'ha delle regole che mi permettono di andare lì soltanto se ho le carte originali, allora farò lo sforzo di andarlo a comprare. Ma lì stiamo parlando di un'altra cosa, è come chi vuole diventare, giocare a calcio a livello un po' più alto, è ovvio che le scarpe da calcetto, la cosa, la tuta eccetera, se la deve fare. Però il videogioco è sempre stato bello proprio perché una volta che tu hai comprato il videogioco, sei là dentro e ti confronti con un altro, quello era il senso. Ma anche che ti confronti semplicemente contro il sistema interno del videogioco, tu sfidi te stesso contro il videogioco e contro gli altri che però stanno al tuo stesso livello. Io mi ricordo le bellissime partite a Denali War, le bellissime partite a FIFA Pro Evolution, e non dipendeva da quanto tempo ci avevi passato sopra rispetto a un altro. No, partiamo uguali. Come il fantacalcio. Il fantacalcio. L'abilità, la roba. Come il Super Mario anche quando negli anni... Bellissimo Super Mario, ma io mi ricordo i giochi a cui ho giocato più spesso io erano Mario Kart, Mario Kart Battle, quello con i tre palloncini dietro, Killer Instinct 007, Mortal Kombat, erano giochi dove non dipendeva se io avevo altri 100.000 soldi a spendere là sopra o meno. Quando quindi giocavo... Danny, il tuo problema è principalmente con i giochi online dove si può comprare qualcosa. Sì, esatto. Perché tutti i giochi offline, dimmi, quelli sono educativi. Dipende dal videogioco, ovviamente. Però la maggior, cioè, mi creano sicuramente meno apprensione, ma come ti dicevo, il problema del principale è sicuramente quello della connettività enorme che oggi hanno tutti quanti i videogiochi. Certi videogiochi oggi non puoi giocare se non c'hai la connessione. Vocale, mi hanno vocato dal canile dell'Imello, che è un gruppo Telegram. Sì, conosco. Ci hanno mandato un vocale che devo andare però a prendere, scusa, un secondo. Okay, io dopo una domanda per Federico, quindi voglio mettere un po' di difficoltà pure lui perché... Bravo, finché Delli non sente, vai. No, ti deve essere secondo allora, me fa Delli. Vediamo che cosa ti dicono. Ok, poi faccio la domanda a Federico e secondo me Delli là un po' picchia. Allora, grazie innanzitutto all'admin Giosta questa sera in chat con noi, e c'è un vocale di nessuno. Ah, nessuno. Uno, nessuno, nessuno. Buonasera a tutti, io volevo portare una mia esperienza. Quando avevo 20 anni ci fu la notizia che su un server di Ultimo Online, uno dei primi giochi online così, ci fu un ragazzo che morì perché stette per 3 giorni senza mangiare, senza dormire e senza bere, perché era talmente preso da quel gioco che morì e fu riportato al telegiornale. Purtroppo giocava in un server dove giocavo anch'io e rimanemmo tutti basiti su questa cosa, perché era sconvolgente che uno fosse morto per giocare a un videogioco, tanto che era immersivo. Da 20 anni e passa a questa parte, hanno fatto dei salti in avanti pazzeschi, sono programmati, sono fatti apposta per prendere l'attenzione, per farti tornare lì tutti i giorni. Ci sono quelli dei cellulari che quello fanno, cercano di farti tornare lì, di farti perdere tempo, di farti spendere soldi, e sono uguali al gioco d'azzardo. Per questo andrebbero almeno vietati ai bambini, ma almeno vietati ai bambini, solo quello, adesso che l'educazione, sti cazzi per noi. Non abbiamo una legislatura su questo, e sono palesemente del gioco d'azzardo, perché quando mi dici 90 euro per trovare qualcosa forse qui dentro, è una presa in giro, i bambini non lo sanno e i genitori non possono stare dietro ai bambini anche la notte. Capite che con un cellulare sotto le coperte puoi sfuggire facilmente al controllo di un adulto. Scusate se mi sono dilungato, buona serata, grazie. Grazie a nessuno, e chiunque altro posso Delli. Mi ha anticipato nella domanda che volevo fare a Federico, poi ti lascio un po' parlare.
e dibattere su questo argomento, a parte che secondo me è meglio di un gioco d'azzardo, nel senso ha più optional il gioco d'azzardo perché l'abilità, cioè qualsiasi videogioco, anche per il cellulare, ti viene un minimo di abilità e quindi là c'è ancora quella cosa di dire vabbè, ce la posso fare anche da solo, non devo avere la botta di culo della slot machine. Però la domanda che volevo fare a Federico era questa: tu prima hai parlato degli hikikomori. Hai detto che i videogiochi aiutano in un certo senso gli hikikomori a socializzare. Ora non so se avete mai visto l'anime Welcome to NHK. No. Ok. Parla di un hikikomori, consiglio a tutti di vedervi Welcome to NHK. Sì, so che il mangaka stesso è stato per un periodo un hikikomori. È un anime bellissimo, dura tipo 26 puntate, non mi ricordo, sta intero su YouTube, vi consiglio tutti quanti di vederlo, e c'è una puntata dove il nostro hikikomori, che ci affezioniamo tantissimo, pur di non lavorare, cerca di farsi qualche soldo con un free to play, sapendo che una volta che fai determinate quest, determinate task, tu praticamente ricevi, insomma, di denaro il merito che hai. E il videogioco in realtà non fa altro che, dopo tutto, socializza questo mondo virtuale enorme dove si innamora anche di un personaggio, naturalmente è tutto un eufemismo, un grandissimo eufemismo, però non fa altro che accentuare ancora di più la sua condizione di hikikomori. Ora, dato che tu sei un educatore, mi piacerebbe sentire la tua opinione, cioè, è una contraddizione il fatto che tu hai detto gli hikikomori vengono aiutati però in realtà non fanno che accentuare la loro condizione di hikikomori, quindi di estraneazione sociale rispetto a tutto, alla vita reale. No, certo, allora questa forse è più una domanda da porre a Marco Crepaldi, ma al di là di questo, è chiaro che gli hikikomori abbia, diciamo, delle difficoltà che rischiano di essere accentuate da determinate cose, anche da questo. Una volta che l'hikikomori è chiuso dentro, al contrario di 50 anni fa, adesso ha più possibilità comunque di mantenere delle relazioni. Non sono una in contrapposizione dell'altra, sono entrambe valide a seconda del soggetto, a seconda della situazione. Non sono in contrapposizione, sono semplicemente due dinamiche differenti. Da questo punto di vista non cambia nulla. Volevo anche un attimo tornare sull'audio di nessuno. Prima che ci torni, un secondo. Come avete visto, nessuno ci ha mandato un vocale, l'abbiamo ascoltato in diretta. Potete farlo, ciascuno di voi può farlo, non serve essere abbonati al canale. Basta semplicemente entrare su Telegram, sul il canile Daily Mellow, e per entrarci basta scrivere punto esclamativo Telegram, quindi vi comparirà poi il link per entrare, potete lasciare il vocale che Giosta seleziona per noi e vi ascoltiamo, quindi fate con comodo. Vai. No, allora, rispetto al ragazzo, adesso io questa notizia non la sapevo, morto perché non si è nutrito per 3 giorni, eccetera. Però attenzione a non prendere cose come queste come se fossero una cosa normale, cioè lì è chiaro che ci fosse uno stato patologico, cioè siamo di fronte ad una persona fortemente psicotica che si è lasciata morire per questo, però non è la normalità, cioè l'istinto anche solo di conservazione ti porta a bere, ti porta a mangiare, quindi quel ragazzo che è morto, dispiace, sicuramente è stato un problema, ma la sua patologia si è canalizzata attraverso il videogioco, non è il videogioco che ha fatto venire fuori la patologia, è un altro discorso proprio. Quello è il caso più estremo, nessuno penso che ce l'abbia detto appositamente per dire è arrivato a fare questo in un soggetto particolarmente debole, barra, poco controllato, non lo sappiamo il contesto, ma se quello è l'estremo, non è che tutto quello che c'è prima è il poco, anzi è pericoloso pure quello. Quindi, caro Antonio, secondo me è di buon senso rimanere allerta piuttosto che dire no, ma il videogioco è un oggetto, dipende dal genitore. No, la responsabilità non deve stare là in capo al genitore, deve stare in capo alla industria. No, allora, Delli, cioè, se mi parli di regolamentazione di accessibilità, come tu prima dicevi, vietato sotto i 18, vietato sotto i 16, eccetera, eccetera. Benissimo, ma questo ok, perché è d'aiuto al genitore per rendersi conto di dove stia la pericolosità, ma io non posso demansionare la figura educativa del genitore e cederla allo Stato. Lo Stato, l'altro giorno ne parlavamo proprio con Gabriele,
lo Stato, il governo, un governatore, un sindaco non può avere ruolo educativo, ha un ruolo al massimo cautelativo, ma non può sostituirsi al genitore. Al genitore bisogna lasciare tutte quelle mansioni che sono strettamente educative e sono di supervisione diretta del singolo. Lo Stato deve tutelare i più deboli. E infatti quando... ti ho detto cautelativo. E quindi hai ammesso anche tu che il videogioco, l'hai detto, proprio per limitare la loro pericolosità, così hai detto, quindi certo, rendi conto certo, che il videogioco è pericoloso. Allora, questo vuol dire che si deve... Io penso sempre questo riguardo alle questioni, io penso che ci sia un due momenti, se non tre, di intervento. C'è un primo momento, allora, l'intervento quello a lunga gittata, quello più importante, quello che si deve iniziare a fare perché avrà un effetto lontano, è l'educazione del genitore come anche del minore, ok? E per poter fare questo lavoro educativo ci serve l'informazione, che purtroppo o lo fa, viene imposta l'industria di farlo sui genitori, o lo fa lo Stato attraverso l'informazione, la pubblicità, le campagne mediatiche di comunicazione, e quello è l'intervento a lunga gittata. Io sono d'accordissimo, cioè tendenzialmente... Ma quindi, Delli, scusa, sei favorevole con la proposta della Lega di chiudere ogni sito porno sull'accessibilità internet di tutti per no, tutelare i bambini? No, perché quello è un giudizio morale sulla pornografia, non un giudizio... No, col cazzo, Delli, perché se un bambino di 6 anni viene in contatto con la pornografia non è un parere etico, non è un parere morale. Ma io, a parte... Allora, guarda, se la proposta è quella di vietarlo ai minori, sono assolutamente d'accordo con la Lega. No, la proposta è quello di chiuderlo su tutti in maniera tale che i minori... Non ha senso. Ma è la stessa cosa che dici tu per sui videogiochi, Delli. Se la Lega dicesse i siti... non possono, pornografici, non possono essere accessibili ai minori e quindi devono per forza verificare l'identità, barra l'età, fare, non so, qualsiasi tipo di test. Io sono d'accordo con la Lega, se è questo il punto. No, il punto era di chiudere tutto e no, poi tutto, un'attivazione. È ovvio, mica io dico che i videogiochi questi qua devono essere vietati a me che ho 30 anni, io ho i miei soldi, ormai sono cresciuto e fatto, li spendo. Delli, però c'è già questo del fatto che in teoria il tal videogioco non deve essere alla portata di un bambino di 6 anni. Purtroppo non è così, per una questione semplicissima. Mentre il genitore si rende conto della pericolosità della pornografia, perché lo sa di suo, perché è cresciuto in un ambiente, perché lo diciamo tutti i giorni, perché a livello di discussione generale... Bravo, quindi dov'è il problema? Che il genitore non si rende conto. No, il genitore sì. Sì, ma per... E quindi il problema è genitoriale. No. Non è del videogioco. No, non è questo il punto. Perché il genitore lo sa perché... della pornografia lo sa perché è una discussione che è tutti i giorni sotto gli occhi. Ma secondo te, se io lavoro in fabbrica 18 ore al giorno, torno la sera massacrato, ma che ne so io che mio figlio davanti a FIFA sta spendendo i soldi in una slot machine? Ma come li spende da solo? Ma come li spende da solo questi giochi, questi soldi? Ma perché il bambino dice: io lo so perché me l'hanno detto quando ho fatto i video così. Dicevano: ma io a mio padre gli dico che mi devo comprare. Pure la donazione agli youtuber è con la stessa dinamica. Ma a mio padre gli dico che mi servono i soldi per comprare un videogioco. Poi lui non ci capisce niente, quindi io poi quei soldi li uso per fare la donazione allo youtuber. E perché il genitore non supervisiona questo? Perché per il genitore questo non esiste. Il genitore sbaglia, Delli, è questo il punto. È il genitore che è diseducativo, non il videogioco. Si può parlare di sbaglio? Si può parlare di sbaglio se semplicemente è un mondo che non conosce? Beh, certo. È semplicemente certo, sbaglia nel non volerlo conoscere. Ah, non è che non lo vuole conoscere, per lui. Ma nella realtà tutti i giorni il genitore non ha voglia di conoscere. Ma non può. Ed è questo l'errore. Ed è questo l'errore. Il parcheggio mio figlio davanti ad uno strumento a me ignoto che potenzialmente lo può ledere. Vedi allora che è pericoloso il videogioco. Conoscendo questo, ma certo che potenzialmente lo può ledere. Fai che il PEGI è obbligatorio, cioè rispettalo obbligatoriamente. E PEGI 18, se tu vieni da solo bambino a comprare questo videogioco qui, non te lo posso vendere se non si accompagna. Ma in teoria non dovrebbe essere così. Adesso io sulla legge non sono preparato. È solo il PEGI, è un suggerimento. È solo un suggerimento?
la realtà è molto più sfaccettata di questo. Mi ricordo che io da liceo non potevo giocare alle bollette, se andavo in un bettere, in un punto diciamo di scommesse, non potevo giocare alle bollette, eppure facevo andare mio cugino che era più grande di me, era maggiorenne. Questo come vuole dire, come controllare una cosa del genere? Vabbè, certo, tu ricorrevi all'inganno per aggirare il sistema, però il sistema ti dice questo non lo puoi fare, comunque tu sai che è una cosa vietata, lì non c'è nessuno che ti dice che è vietato, perché il tuo genitore te l'ha comprato, ti ci lascia giocare, ma non, ripeto, non perché sbagli, nel senso che lui sa che cosa succede, ma comunque mette il bambino là, si può parlare di errore. Io non riesco a capire perché vuoi sradicare l'errore nel genitore che non vuole tutelare il figlio. Allora mi dici cosa risolvi dicendo allora facciamo finta, va bene, Mantovani ha ragione, la colpa è del genitore, facciamo finta che sia così, per me va bene, ok, ora che abbiamo saputo che il genitore è il colpevole, risolto il problema? No, certo che non lo risolvi così, allora, Danny, ma la disquisizione come... la disquisizione non è sul come risolviamo il problema io e te qui su Twitch, ma è il videogioco è diseducativo. Sì, e l'hai detto pure tu. Come sì? No, Danny, no! L'hai detto tu, hai detto è pericoloso. L'hai detto 3 volte. Ho detto che è potenzialmente pericoloso. Ma minchia, una cosa potenzialmente pericolosa è educativa. Ma Danny, Danny, è un tagliacarte, è potenzialmente pericolosissimo. Se io non supervisiono mio figlio, rischia di dare una coltellata al suo amichetto per giocare. Ma tu, io mi chiedo, allora, c'è un... Allora, questo tu conosci il coltello, quello che intende Delle. Esatto. Il coltello. Sì, appunto. Perché il genitore si deve sentire a posto con la coscienza, è un bravo genitore, se non è al corrente di ciò che utilizza il figlio? Ma lo vuoi capire che il genitore il videogioco non ha... No. Vi siete accavallati, non ho capito niente. Vai, Gabriele, vai tu. Dico, pragmaticamente, come punge, come si può risolvere questo fenomeno? Dei genitori che si disinteressano al mondo dei videogiochi per tutelare il figlio, come il fermacarte, come la forbice. Come si può... Cosa si può fare? Quello che diciamo è riconoscere che il videogioco è diseducativo e pericoloso se non controllato e disciplinato, no, e che questo lavoro di disciplina va fatto a monte, non a valle. Sì, ma Danny, c'è una differenza tra è pericoloso ed è potenzialmente pericoloso. Cioè, no, Danny, pericoloso. No, Danny, cioè è proprio diverso concettualmente. Una cosa che... il pericolo, in realtà, è qualcosa di molto più immediato, cioè il traliccio. Esatto, anche perché stiamo sbagliando parola, perché in realtà la giusta parola è rischio, non pericolo. E infatti, il traliccio, se lo tocco... vengo fulminato, se attraverso senza guardare ho grandissime possibilità su un certo numero di volte che lo faccio di essere investito. Il videogioco è molto più infingardo e più pericoloso perché il suo lavoro è lento e nascosto, cioè tu non è che tu dici ho messo mio figlio davanti a una forbice, si taglia, non sapevo che la forbice era pericolosa, si è tagliato, non glielo ridò, metto davanti mio figlio a FIFA e non è che io mi rendo conto per mesi e anni che cosa sta succedendo in quel contesto. E certo, quello è indifferente da se tu hai soldi o non ce l'hai. Se hai soldi, semplicemente te ne accorgi di più, perché quando vedi trenare grandi quantitativi di denaro verso una cosa, dici, ma che cazzo è successo? Però tuo figlio ormai è un giocatore d'azzardo. Sì, Danny, ma tuo figlio è un giocatore d'azzardo, come continuiamo a dirci... Perché tu, genitore, te ne sei fottuto, tu ti sei completamente disinteressato del tuo figlio. Aspetta, Danny, aspetta. Sì, ti sei disinteressato della cosa più importante della tua vita solo per esclusivamente una mancanza di voglia, un egoismo tuo personale nel non documentarsi e non informarsi su ciò che tuo figlio sta utilizzando. Sei un genitore di merda. Non è il videogioco il problema. Non stai applicando la giustizia, non sei giusto, non giustizia legale, non sei giusto. Sai cos'è la giustizia, il principio fondamentale della giustizia? Il principio fondamentale della giustizia è l'alterità,
L'alterità è la capacità di medesimarsi in un altro. Tu non lo stai facendo, tu stai ragionando per la categoria genitori in base alle tue competenze e cose che sai, perché sei un po' immerso in questo mondo online. Ma se tu riuscissi a fare lo sforzo di dire ok, non mi metto nei panni di uno come me, mi metto nei panni di una persona normale, una che tutti i giorni, i tuoi amici, quelli che non sanno niente, quando gli parli di YouTube dicono ma che è, ma ci si guadagna, ma che è? Ok, mettiti dentro i panni di quelle persone che sono la maggioranza e non la minoranza, purtroppo. E ora immagina quello lì, cosa deve immaginarsi per comprendere cosa sono i videogiochi oggi, quando quello che probabilmente sa quella persona media del videogioco è tutta un'altra cosa. È un posto dove ci si diverte, dove si passa il tempo, devo stare attento che mio figlio non ci giochi per troppo tempo perché dopo non fai i compiti, queste cose qua. Questo sa la persona normale. Tu questo sforzo di comprendere la visione di una persona normale, e questa è una cosa che accomuna tantissimi youtuber della piattaforma che giudicano ultimamente pure lockdown all'italiana, è quello di non farsi lo sforzo di immedesimarsi nell'altro. Siccome io penso di saperlo fare, ciò che tu non sai è che io non sono un videogiocatore per ma niente, nemmeno io. Cioè io però ho avuto la PlayStation 1 e basta. Ciò nonostante, queste cose le so e pensa, non sono nemmeno un genitore. Sai? Perché le sai? Perché ho avuto la voglia di documentarmi un minimo. No, devi essere serio. Perché lo sai? Perché ascolti i video di Dally Mello. Dai, c'è un coefficiente del fatto che... No, deve... io lo so perché... Sono pedagogico Dally Mello. Io... Come? Infatti, guarda che sai quanti genitori a me mi hanno scritto ma davvero è così? Grazie che me l'hai detto. Faccio... Ma io nel mio piccolo ho cercato di dire, ma io perché lo so? Perché stando su YouTube e avendo il ruolo di criticare gli youtuber eccetera, guardo quello che accade nella piattaforma e scopro. Ma se io non avessi avuto questo ruolo, cioè avessi continuato a studiare giurisprudenza, finito giurisprudenza, avessi fatto la carriera forense, quello che è, ma chi ne sapeva di queste cose qua? Finché non ti capita un caso davanti. Ma io compravo FIFA a mio figlio e lo facevo giocare, perché FIFA è FIFA. Sei... Ma quali sono le conseguenze poi? Se un ragazzo si attacca allo shop di FIFA o allo shop di Clash Royale, di Brawl Stars o di Apex Legends, qual è il rischio più grosso che puoi incorrere? Per FIFA mi pare facile individuarlo, è che io compro i crediti per spacchettare i pacchetti e cercare dentro il giocatore forte con cui posso competere con gli altri. È il gioco d'azzardo. Cioè io... Non sto comprando direttamente il giocatore per fare la mia squadra, per esempio. Cioè, non è che sto comprando Cristiano Ronaldo, costa 10 euro, me lo compro. No, io spendo 50 euro per aprire dei pacchetti e sperare che dentro ci sia Cristiano Ronaldo, oro, versione oro e più e tutte queste cose qua. Ti rendi conto? Ma qual è il pericolo per la persona che sarà? Perché non è che spendono un patrimonio, ma spende il patrimonio. Non è il patrimonio, è il piccolo. Fosse anche un gender, costasse un euro un pacchetto, no? Si è bloccato. Ho perso Dally. Si è bloccato bellissimo. Si è bloccato perché sapeva che stava per dire una fregnaccia. No, siamo garantiti. Non giudichiamo. Dally, ti abbiamo perso completamente, ti hai ribloccato. Ribloccato, sì. Dicevi anche un euro. Non si sente. È il giga, è un giga che è volato, lo diceva anche nessuno in chat. Ha finito il giga, lo stanno scrivendo tutti. No, comunque, non so se è chiaro, cioè se io prendo un ragazzino e lo metto davanti a una slot machine, no? Sì. E gli faccio sentire i rumori, la luce, ogni tanto sbaglio per uno... quando faccio affilo tutto quanto vinco, fa il rumore, ancora più bello, cioè secondo te che crea quello? Crea voglia di giocare, di dipendenza, però a un certo punto al bambino si finirà questa dipendenza, nel senso che mentre l'uomo adulto va a giocarsi la schedina, va a giocarsi... No, ma questo non è detto, cioè su questo ha ragione Dally in realtà, No, non sto dicendo che abbia torto, sto dicendo semplicemente la differenza tra un bambino e un giocatore d'azzardo, è che il giocatore d'azzardo adulto consenziente a un certo punto finirà i soldi, e quello è il più grande pericolo. Finisce male agli strozzini, si vende cose, non gli da mangiare la famiglia.
non è che finisci in mano agli istruzioni. Conosco tantissime persone nel mio paese che sono praticamente rimasti al secco perché vanno a giocarsi la schedina, vanno a giocarsi il gratta e vinci ogni giorno, che ormai già una situazione di povertà, quei pochi soldi che gli rimangono da spendere lo vanno a giocare al gratta e vinci. Qual è il pericolo invece di un bambino che gioca a FIFA? Ma scusa, lo inizio a fare da piccolo, ma io guarda... Ah, quindi okay, no, una domanda, non è una provocazione, è proprio una domanda. Un attimo, vediamo che cosa ci scrivono gli utenti. Delle giuste cose dove ci sono elementi scientifici rischi seriamente di fare disinformazione perché non sai leggere mezzo studio che sia uno e varrebbe... Falso Smaug, perché io non leggo gli studi che non ho le competenze di leggere. Io dico quello che dicono i gruppi di studiosi. Dicono, attenzione, i videogiochi fanno questo e quest'altro. Lo dicono quel gruppo di scienziati. No, è che belli, però non dicono i videogiochi fanno questo, ma le persone, che alcune persone poco tutelate, poco con delle capacità psichiche più leggere, se sottoposti ad alcune cose, tra cui anche i videogiochi, possono incappare in queste problematiche. È molto diverso come discorso. Sì, però aspetta, è ovvio che c'è sempre un insieme di cose, ma ti ripeto, siccome io non so leggere uno studio, che cosa faccio? Non capisco lo studio, proprio lo salto a più pari e dico, questo gruppo di persone che suggerisce lo Stato americano per la particolare capacità di penetrare nell'educazione dei bambini, di regolamentare il settore in questo modo. Regolamentare, Delli, però non vuol dire che il videogioco sia dannoso in di per sé. Sì, ma Mantovani, io non capisco se non mi capisci o se insisti sulla stessa cosa, perché mi pare ovvio che il softwareino che scarico da Steam o la scatoletta di FIFA, l'oggetto in sé per sé è innocuo, o se non lo tira addosso qualcuno. Io sto parlando della dinamica all'interno della maggior parte dei videogiochi di maggior successo. Poi Super Mario, stupendo, facciamogli giocare i ragazzini a manetta perché non c'è violenza, c'è solo abilità con la mano. Però anche quello può portare a dipendenze. Di tempo trascorso lì sopra, però stiamo parlando di una cosa che, come posso dire, quello è gestibile dal genitore, perché il tempo che un ragazzo trascorre sopra qualcosa, il tempo in cui fa qualcosa, quello è ancora nella piena consapevolezza del genitore. Non lo so, Delli, è che mi sembra che tu voglia scusare il genitore se non si prende cura del figlio. Dico che il genitore è scusabile fino a quando non gli vengono dati gli strumenti dall'industria, dal settore, dall'informazione, da loro, facciamo che per essere consapevole di quello che sta facendo, perché altrimenti non è colpa sua se sottovaluta FIFA. Dice che dato che il genitore in media non ha gli strumenti per capire il videogioco, i pericoli che può portare, anche diciamo a livello di dipendenza, di shop, eccetera, questa responsabilità non va al genitore perché non ci sono i famosi mezzi di informazione che li avvertono, non sono aggiornati. Allora, secondo me il discorso di Delli, secondo me, può reggere solo se posto in questa maniera. Cioè, visto che la maggior parte, diciamo così, un numero a caso, la maggior parte dei genitori si disinteressa dei figli da questo punto di vista e non sono dei bravi genitori e sono più che educativi, diseducativi, lo Stato ha la necessità di intervenire nei confronti di questi contesti familiari che sono lesivi. Ma dobbiamo partire dal fatto che il genitore si disinteressa. Non è una questione di disinteresse, ma tu ti disinteresseresti mai? No, aspetta, facciamo un esempio. Perché prima non ho finito un discorso. Io ti dicevo, io ti stavo dicendo, secondo me, io per come vedo i problemi, c'è chi spesso dice, no, ma non si risolve così il problema, si risolve con l'educazione del genitore, si risolve con l'educazione del bambino, si risolve con l'educazione contro l'odio, contro le differenze di genere. Benissimo, sono d'accordissimo, quella è la... è il principio fondante, ok? Ma siamo tutti consapevoli che l'educazione, la motivazione, l'informazione è un processo lungo. Nel frattempo si deve intervenire
in modo rapido, fino a quando non c'è la possibilità, appunto, che semplicemente come i complottisti bisogna educarli finché non si possono educare, allora facciamo che le fake news vengano punite. Io sono per questo avviso. Ma e la strada sarebbe la proibizione del videogioco sotto certe fasce d'età, regole, oppure diciamo una specie di regolamentazione dell'industria del videogioco. Regolamentazione dell'industria del videogioco, perché o tu, se inserisci questi sistemi, è scaricabile solo da un account maggiorenne, lo può comprare soltanto un maggiorenne, oppure siccome sai che poi alla fine ci giocano i ragazzini, i genitori, fino a quel momento tu questo, la loop game, la loop machine non la fai. Ma io su questo, Delli, sono d'accordo. Se sulla tutela io sono d'accordo. Ma sai perché funziona? Il mio discorso può funzionare, il tuo no? Perché fin quando io riconosco il rischio, come abbiamo detto, del videogioco di causare danni a tante persone, a tanti deboli, diciamo così, allora posso pretendere che ci sia un intervento. Se invece tu dici che la pericolosità è del genitore, il tuo discorso è solo teorico, utopico. No, ma io non ho detto che la pericolosità sia del genitore. C'è un vocale, fermi tutti, c'è un vocale. Aspetta, questo penso che sia di un ragazzo che mi ha scritto praticamente, ho fatto una domanda a Dell'Imello, infatti te lo stavo per dire, però non Giovannino, eccolo qua, sì, Giosta, grazie Giosta che mi passa i vocali. Ripeto, se volete intervenire in trasmissione con una vostra opinione, entrate nel gruppo Telegram Il Canile Dell'Imello, vi mandate un vocale che poi Giosta mi rigira. Giovanni. Dato che si sta parlando di regolamentazione da parte dello Stato in merito ai videogiochi, diciamo che le possibilità videoludiche adesso stanno aumentando, come ad esempio c'è l'Oculus Rift che restituisce ai videogiocatori la possibilità di avere un'esperienza almeno visuale molto simile alla controparte reale, alla vita reale. Se noi prendiamo ad esempio un videogioco come The Sims, e già è successo diciamo con questo videogioco che molte persone magari avevano uno sdoppiamento della personalità, ovvero si comportavano magari come realmente si sarebbero volute comportare all'interno del videogioco, e poi magari nella vita reale erano chiuse, insicure e non riuscivano ad affrontare la realtà, talvolta si isolavano. Ecco, prima domanda, pensate che con questi nuovi mezzi, con l'Oculus Rift, questa cosa sia innanzitutto si possa accentuare, e poi dato che arriveremo a livelli di realtà almeno visuale, non sono sicuro a livello tattile, però a livello visivo i videogiochi stanno diventando qualcosa di incredibile, non troveremo diciamo a causa di questa dissociazione della persona che non riesce a capire più se nel reale o nel videogioco, in questi casi sareste favorevoli a una regolamentazione da parte dello Stato, appunto per non causare problemi psicologici? Grazie e buonasera. Allora, la prendo intanto il Tottenham di Mourinho sta vincendo contro il Chelsea, giusto così per godere. Ma potete bannare, chiedo a Giosta, a nessuno, Zengolo, che ha fatto il simpaticone, mi dissocio totalmente da quello che ha fatto nella chat, non so neanche se ci si debba dissociare. Guarda, io prendo lo spunto di questo vocale per dire una cosa. Io ho provato l'altro giorno un visore, ho caricato addirittura il video sul canale YouTube, dove io praticamente mi sono messo il visore e nella stanza mi avevano messo una lastra, chiamiamo così, una passerella di legno. Io praticamente nel visore cosa vedevo? Io vedevo che mi si apriva un ascensore e poi c'era questa passerella come i pirati, sapete i pirati che c'erano la passerella per farti cacciare la nave, ma ero tipo sull'ultimo piano di un grattacielo e vedevo tutto, cioè mi stavo cagando sotto. Salgo sulla passerella, quindi io vedevo la passerella dentro gli Oculus, ma lo sentivo anche sotto i piedi. Ragazzi, mi stavo sentendo male, stavo chiedendo di levarmi l'Oculus, ho sudato come un matto e non sono riuscito ad arrivare alla fine della tavola. Io sapevo che ero in una stanza chiusa. Mi chiedo, anche qui, questo però non è questione di educazione, è questione di essere attenti a tutte le cose che possono succedere. Avvisare fortemente se qualcuno è cardiopatico, se soffre di vertigini, perché
uno dice, vabbè, mi metto l'oculo. Ecco, l'esempio perfetto, l'ignoranza mia. Se a me mi avessero detto, guarda, magari prima mi avrebbero dovuto fare qualche domanda, no? Sei tachicardico, soffri di questo e quest'altro, perché ci sarei potuto rimanere. Ma quello non è che i miei amici l'hanno fatto perché me l'hanno messo e non mi hanno fatto queste domande perché sono stronzi e inconsapevoli. Perché non hanno mai sentito di questa problematica, non è segnalata nelle istruzioni, non c'è una guida. No? Io non lo so se è pericoloso in quel senso, però magari avvisarmi, perché che ne sai che mi può succedere? Vabbè, comunque questo era uno dei temi della live. Mantovani, il nostro pubblico adesso voterà, perché ha ragione, ma prima ti lascio concludere a te con un 2-3 minuti, puoi dire ciò che vuoi. Io non replicherò. Ah, ok. Ti ringrazio, proprio così, umiliato nel lasciarmi una replica senza la volontà di dopo rispondere, che è un modo fondamentalmente per farmi perdere. Rispondo. Se vuoi dopo un minuto io per rispondere, dopo io per decretare la tua superiorità. Allora, guarda. Io semplicemente mi trovo d'accordo sul fatto che sia necessaria una regolamentazione, ma la regolamentazione deve essere necessaria perché sempre di più, e questo i vari recalcati, i vari Galimberti ce lo stanno dicendo, che la figura genitoriale sta in un qualche modo venendo sempre meno, sempre più spesso i genitori si stanno comportando da fratelli maggiori, da sorelle maggiori invece che da padri e da madri, e quindi sta venendo meno il ruolo educativo, ma sta prevaricando l'istinto del, visto che a mio figlio voglio bene, mi devo comportare da amico, quindi alla fine lo tutelo di meno, e siccome lo Stato deve tutelare il proprio cittadino, ove il cittadino rischi di mettersi in una circostanza, diciamo, con una rischiosità, lo Stato lì deve intervenire. Quindi io sono favorevole alla regolamentazione, ma ammettendo che sia una responsabilità in prima battuta del genitore che non supervisiona il figlio. Ho finito, dai. Questo era Mantovani, bannate anche Manu Nobu, tutti. Ma io mi dico... No, pensavo bannate Mantovani. No, perché stanno facendo i commenti con i piselli, no? Ma io dico, ai ragazzi, non so se sono ragazzi, se sono giovani, ma... Avranno giocato ai videogiochi, probabilmente. Sicuramente. cioè, riuscite a essere divertenti dentro il contesto? Lo so che richiede una maggiore intelligenza, ma fare una battuta, essere divertente, attirare l'attenzione del pubblico in un modo che non sia un pisello, non lo so, vabbè, lasciamo stare. E ho qua i miei 30 secondi. Il focus della live era: i videogiochi sono diseducativi, a mio parere, Mantovani, riconoscendo nell'app pericolosità o il rischio, ammesso che lo strumento ha un grande potenziale negativo. Soltanto che in cosa, dopo che Mantovani quindi ha ammesso che i videogiochi sono diseducativi, aggiunge, per lui è la questione è che il genitore è la causa di questa diseducazione del videogioco, perché lo strumento in sé per sé è un fermo. Io ritengo che individuare nel genitore, senza cercare di immedesimarsi nella vita, nella situazione del genitore, è assurdo, perché è un lavoro che richiede una certa fatica, quindi è più facile giudicarlo, quando sarebbe molto più logico, semplice, andare a monte del problema, cioè nel sistema, nell'industria, su quella si può intervenire subito senza aspettare un processo educativo, informativo al genitore. Votate. Ok, quindi si vota. Allora, scrivete Mantovani se siete d'accordo. Non lo so se c'è un pool, forse possono fare gli admin, non lo so. Comunque ce ne renderemo conto. Dici un po' l'altro argomento, buon arbitro. Allora, io adesso introduco questo argomento, però alla fine vi dico già che non ne capirò un cazzo perché non ho mai letto One Piece, quindi anzi penso che lo introduco, vi farò un po' parlare, anzi diciamo, lascio anche perché non ho letteralmente nulla da dire su One Piece, e quindi introduco l'argomento e vi saluterò. L'argomento, da come lo leggo su Twitch Arena, è
One Piece trasmette dei valori e quali valori sono che trasmette One Piece? Molto generico. E diciamo che Mantovani aveva sfidato... Cioè, Mantovani sostiene che non abbia valori One Piece. No, Delli. Questo principalmente era stato inserito da Chris, Donnarumma. Per disquisire un attimo su One Piece, visto che tu sei visto, come ci dicevamo nella pre-live, come il vate